c'è un circolo vizioso che mi piacerebbe descrivere. I nostri nidi sono totalmente, in buona parte, insomma, a gestione diretta o indiretta del Comune di Napoli e hanno un tasso di copertura da parte delle famiglie con la tariffa molto molto basso, perché avendo noi pochi posti, 2.000 posti nido, è ovvio che tra i criteri con cui li offriamo all'utenza, il criterio prioritario è il disagio socio-economico, il reddito ISEE. E quindi i nostri posti sono per il 70% coperti alla fine dalle famiglie che hanno di meno, che quindi accedono al nido pagando molto meno, ma pagando meno del tutto il resto d'Italia. Questo da un lato, no? Può essere un meccanismo per lottare contro la disoccupazione, ma dall'altro finisce per far sì che tutto il carico delle risorse, dei costi, diciamo, vivi dei nidi, non è sulla platea come negli altri comuni ricchi. Significa anche che il comune ha un carico di costi che naturalmente sono talmente elevati da non poter facilmente consentire, senza finanziamenti esterni, l'aumento del numero dei posti. Se noi non riusciamo ad aumentare i posti, non riusciremo mai ad accontentare anche la platea di quelle famiglie, lavoratori e lavoratrici, che potrebbero probabilmente pagare delle rette più alte e che quando fanno domanda per i nostri nidi non riescono ad entrare perché entrano prima ovviamente i più poveri e quindi si rivolgono al privato o peggio ancora con un privato che non si accredita, non si fa autorizzare e sul quale noi siamo impegnati però a scovare perché non lo fa. Per il 9% i nidi pesano sulle famiglie e per il restante 91% sui bilanci comunali. Quando invece vai in regioni più ricche è totalmente invertita la cosa, cioè tu hai che il 60, il 70% lo pagano i genitori. Il costo bambino per il comune di Napoli va da 1.100 a 1.300 euro. Il costo bambino in un comune del centro-nord sta tra i 7 e gli 800, 900 euro. Noi abbiamo avuto due riparti, uno di 5 milioni e il secondo invece poco meno di 10 milioni. Tra primo e secondo riparto la città di Napoli, in ragione appunto del gran numero di bambini, e questo è quello che ci piacerebbe che di cui si accorgessero in Italia, non soltanto insomma nel piano di azione e coesione, abbiamo avuto un riparto grosso. Il problema lì non è stato il finanziamento, quanto piuttosto la modalità con cui le risorse sono state ripartite, divise per ambiti, utilizzando le municipalità come centri di spesa e costo, come se avessero dei bilanci autonomi che essi non hanno, abbiamo municipalità che sono state brave e hanno speso tutto ed altre che non hanno speso ancora nulla. Grazie ai PAC noi abbiamo 8 strutture nuove, però sono soltanto una parte di quelle che devono aprire, la seconda, la nona municipalità, la settima municipalità, dove le strutture stanno aprendo adesso, cioè dove adesso hanno finito di spendere, diciamo, i fondi del primo riparto, quello legato alle strutture, e si impegneranno i fondi del secondo per la gestione. Quindi questi 8 nidi sono solo una parte, alla fine dovranno essere circa una ventina le strutture coinvolte. Dal 2019 chiediamo fortemente che il piano pluriennale per i servizi educativi legato al decreto 06 sia un piano non più episodico e frammentario, ma strategico che possa dare ai comuni la possibilità di mantenere quei servizi ad un livello alto di qualità in maniera continua. Quindi la prima cosa che chiediamo è che i finanziamenti siano strutturali e non siano più frammentati. La seconda cosa che chiediamo è che si inverta il criterio secondo cui si dà di più a chi ha di più. E la verità è che noi sentiamo l'importanza di offrire un servizio pubblico, perché altrimenti nei nidi non ci andrebbe chi non può pagare. Noi riteniamo che questa battaglia sia una battaglia culturale, sociale, di uguaglianza, di welfare, per dirla. Ora, per fare questo, ovviamente, noi dobbiamo innanzitutto vedere il riconoscimento del nido come servizio essenziale, che è la seconda grande richiesta che facciamo ai tavoli di governo, perché fin quando tu me lo consideri un servizio a domanda, io non posso ampliare l'investimento, perché è un servizio a domanda. Se si contraggono le risorse, si contraggono gli investimenti sui servizi a domanda. Quindi, prima di tutto, lo devi trasformare in servizio essenziale. Nel momento in cui tu facessi questo riconoscimento,
io mi troverei nelle condizioni di doverlo garantire comunque, di avere una priorità nei bilanci, di avere un canale privilegiato per avere finanziamenti per coloro che non possono pagare. Terza cosa a questo punto che chiediamo è che nel riparto del decreto 06, che doveva essere la soluzione, ma che di fatto ancora non ha riconosciuto l'essenzialità come noi l'avevamo chiesto, ancora non ha stabilito i livelli essenziali di prestazione come noi avevamo chiesto, e questo avrebbe impedito alle strutture non di qualità, che non stanno nei parametri, di essere ancora aperte. Beh, in quel riparto sono stati individuati come criteri soltanto in parte il numero dei bambini, per cui Napoli sarebbe una delle città che avrebbe più diritto ai fondi, ma il mantenimento dei servizi educativi già esistenti. E così tu fai quell'operazione assurda di dare più soldi a chi già più ne ha, anche se non hanno voluto a livello normativo riconoscere l'indispensabilità e l'essenzialità di servizi come la refezione scolastica o il nido, cioè servizi che secondo me sono essenziali per i diritti dei bambini, per il diritto all'istruzione dei bambini. Come Comune di Napoli non dobbiamo recedere dalla nostra posizione di considerarli essenziali e indispensabili. Tutta la possibilità che ci verrà data di internalizzarli o di gestirli anche ovviamente con la collaborazione del terzo settore, ma di gestirli comunque con delle risorse che vengano dal comune è fondamentale. La misura del bambino non è data soltanto e unicamente dalla presenza di luoghi chiusi per i bambini, è data da un insieme di fattori. Allora, noi abbiamo una alta cultura del bambino, spesso retorica. Figlie, mangia mamma, no? Cioè noi siamo convinti di essere, diciamo, da certi punti di vista molto attenti ai nostri creaturi e poi invece semmai li danneggiamo, per cui per esempio abbiamo ta alti tassi di obesità infantile, no? Proprio. Mentre però rispetto ad altre città, per esempio, noi abbiamo una rete formale e informale di rapporti, di relazioni all'interno dei quartieri che non ha nessun altro, per cui le strutture interagiscono tra di loro. Le scuole pubbliche, anche i nidi pubblici, presidiano i territori più fortemente di quanto non accada in altre realtà. Poi abbiamo una cultura dell'inclusione e dell'accoglienza decisamente alta. Nei quartieri avremo solo bisogno di più spazi che siano percepiti come luoghi dei bambini e quindi siano tutelati. Ci vuole una tutela collettiva del bene comune infanzia, diciamo così. Abbiamo i fondamentali per essere una città per i bambini, ma non abbiamo lavorato abbastanza sulla cultura dei non bambini.